Ultima edizione di Stadio News Studio Marco Gullà. Un pareggio frutto di una condizione ancora poco accettabile. Può essere riassunto così il pari di ieri tra il Palermo e il Torino. Una partita equilibrata che ha confermato ancora una volta un Palermo dai due volti. Bello nel primo, opaco e poco convinto nella ripresa. Ma il match è già negli archivi. Rosanero si preparano al prossimo impegno, che sarà quello di giovedì prossimo in Repubblica Ceca contro il Mladá Boleslav, valevole per l'andata del primo turno di Coppa UEFA. La squadra di Stefano Colantuono ha già ripreso la preparazione al tenente onorato. Il tecnico di Anzio per questo match potrebbe dare spazio alle cosiddette seconde linee. Probabile l'impiego dal primo minuto dei vari Jankovic, Bresciano, Caserta e Biava, che ha recuperato dall'infortunio ed è pronto per il ritorno in campo. Chiamato in causa nella ripresa, non ha potuto variare l'esito della gara. Marc Bresciano sta però gradualmente recuperando la forma. Non sono ancora al 100%, però sto arrivando. Sto lavorando da parte, sto facendo, cioè, col preparatore atletici. Il mio programma è... siamo quasi arrivati. Condizione fisica, però... cioè, la partita con la Roma era diversa, perché il primo tempo abbiamo iniziato male e poi abbiamo fatto bene il secondo tempo. Cioè, parliamo di quello di ieri, cioè, abbiamo sofferto molto nel secondo tempo, anche perché il Torino, cioè, cercava il gol, cercava... Di risolvere la partita. La partita d'andata del primo turno di Coppa UEFA tra il Mladá Boleslav e il Palermo, in programma giovedì prossimo in Repubblica Ceca, sarà trasmessa in diretta dalla 7. Il collegamento con lo stadio della cittadina ceca comincerà alle ore 18. L'incontro avrà inizio invece alle ore 18:15. Maurizio Zampalini è tornato ad attaccare i media nazionali, che a sua detta ghettizzano la società rosanero dedicandole poco spazio. Nonostante la nostra sia una squadra di alto livello, i giornali non ci dedicano lo spazio che meritiamo, ha esordito il patron rosanero. Del Palermo si parla solo nelle pagine regionali che vengono lette in Sicilia, negando a chi non vive qui di conoscere le notizie sulla propria squadra del cuore. Dovreste ribellarvi e crearvi un quotidiano sportivo per il sud. Continuiamo ad essere ghettizzati dai media e per questo non troviamo uno sponsor. La situazione è migliorata sensibilmente perché tutti i giocatori indisponibili hanno regolarmente lavorato, lo ha detto il medico sociale del Palermo Roberto Matracia. Biava ha svolto tutto l'allenamento con i compagni, ha spiegato il medico. Cassani sta proseguendo il programma di recupero, ma ha già fatto notevoli progressi e domani comincerà il lavoro con il pallone. Guana ha forzato il ritmo e potrebbe tornare a disposizione di Colantuono, mentre Barzagli e Pisano hanno effettuato regolarmente la seduta defaticante con il gruppo che era sceso in campo domenica contro il Torino. Bene anche Capuano, che ha cominciato la mobilitazione della spalla infortunata. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.